Signore e signori, buonasera. Prima di aprire questa serata, mi fa piacere ricordarvi che prima dell'inizio, un'ora fa, abbiamo tenuto l'assemblea della nostra associazione Indiviso Mario Luzzi Poesia del Mondo, ed è il secondo esercizio, diciamo, della nostra assemblea. Abbiamo presentato il rapporto sull'attività del 2011 e abbiamo presentato anche il conto annuale del 2011. Abbiamo riconfermato la tassa sociale e poi abbiamo, come fatto nuovo, abbiamo proposto, e quindi l'Assemblea ha accettato, di allargare il comitato da 7 persone a 9, con l'entrata della professoressa Giuseppina Scanziani, che molti di voi conoscono, e con il maestro Paolo Arata, del Teatro della Scala a Milano, maestro di sala, maestro delle luci, braccio destro di Riccardo Muti. Le due cose sono diverse, cioè le motivazioni sono diverse. La professoressa Scanziani l'abbiamo chiamata e gentilmente ha risposto alla chiamata e ne siamo molto contenti, per dare consolidamento alla nostra vicenda culturale, per cui l'associazione vive di persone veramente immerse nella vicenda culturale, per cui abbiano una professionalità e una storia che possa aiutare l'avanzamento della nostra associazione verso quello che riteniamo minimamente corretto, cioè dare un contributo al futuro centro culturale di Mendrisio. Ma oggi, nello stesso tempo, abbiamo deliberato la nascita della sezione musicale della nostra associazione dedicata ad Arturo Benedetti Michelangeli. Arturo Benedetti Michelangeli è, tramite il presidente, ovvero il sottoscritto, un grande amico dell'associazione. Sono stato suo collaboratore, suo braccio destro per tanti anni. Di Arturo come proprietà, ma comunque degli strumenti utilizzati da Arturo Benedetti Michelangeli, in questo momento Mendrisio si pregia di averne ben due: uno in deposito nell'Aula Magna all'Accademia di Architettura e uno destinato dal Comune alla musica del Mendrisiotto. Due strumenti utilizzati ampiamente dal maestro Arturo Benedetti Michelangeli. Per questa sezione, e per non apparire vogliosi di arrivare come al solito al massimo della propria incompetenza, abbiamo chiamato il maestro Paolo Arata per dirigere questa sezione e per programmare. Poi adesso mi chiedetemi quali sono i programmi della sezione musica, ma sicuramente siamo partiti con delle basi molto concrete. Questa è stata un po' l'assemblea che si è chiusa oggi, il secondo anno. Evidentemente tutti quelli che hanno frequentato le nostre serate sanno benissimo che la mia gratitudine, la nostra gratitudine come associazione va a chi ha sostenuto la nostra associazione in questi due anni, soprattutto nell'attività, e quindi parlo del Comune di Mendrisio, parlo del gruppo Interfida, parlo della banca Raiffeisen e della fondazione MKCM. E quindi con questo ringraziamento
termino, nel senso che vi annuncio anche che sono terminati questi incontri che sono tutti così in maniera iconografica ricordati da delle belle immagini, il primo con Tolstoi, il secondo con Severino, buonasera signor Sindaco, benvenuto, il terzo con il nostro architetto Botta, e poi Anna Cheng da Parigi, e poi Giovanni Reale, professor Giovanni Reale che ci incantò su Sant'Agostino, e stasera con il professor Roversi Monaco. Quindi io direi che termino qui, ringrazio tutti quelli che hanno partecipato in questo periodo, da dicembre ad oggi, a queste conferenze, a queste manifestazioni. Il programma poi sarà inviato a tutti, il programma futuro che riprenderà verso ottobre, verso la fine di ottobre. Speriamo che sia ancora avvincente e interessante come spero sia stato quello che oggi termina felicemente col professor Simonaco. Un ringraziamento speciale, ma Sandir, è rivolto a Armando Torno, perché Armando Torno è l'anima vera di questa iniziativa che ci ha coinvolto, che ci ha affascinato e che ci ha interessato. Quindi ad Armando vogliamo tanto bene, gli siamo molto grati, siamo tutti affezionati per questa sua vivacità intellettuale che ci permette di godere di queste serate particolari. Come vedete, dietro le mie spalle è l'ultima cosa, potete vedere l'immagine del sito dell'associazione, un sito che è molto curato, è curato da un webmaster che è Massimo Lupo, che è qui davanti, è molto bravo, lo tiene a giorno, adesso lo abbiamo anche messo online anche per poter sottoscrivere le quote oppure fare offerte, e quindi tutto questo per dimostrarvi che la nostra associazione si muove possibilmente con tanto garbo, con umiltà, ma anche con concretezza. Il nostro sito normalmente è subito dopo quello di Mario Luzzi, è subito dopo quello di Wikipedia, solo per una piccola segnalazione, non è per essere vanagloriosi, non ci interessa queste classifiche, però giusto per dire che siamo nati da zero e siamo subito dopo, in questo momento siamo subito dopo Wikipedia. Chiudo, vi saluto, ringrazio tutti e lascio la parola a Armando Torno. Grazie Paolo, veramente grazie, non so se il sindaco deve aggiungere qualcosa o interviene dopo. Saluto alla fine. Va bene, grazie sindaco. Allora, il mio compito è molto semplice questa sera perché presento una persona tra i più illustri, che non è stato facile portare in Svizzera, ma ci siamo riusciti, non perché non sono frequentatore della Svizzera, ma perché è una persona impegnatissima. Io vi do soltanto l'elenco dei suoi incarichi, eccetera. Quando gli ho proposto appunto di venire a uno di questi incontri, che alla chiusura è stato poi una, diciamo così, un duello tra le date, perché siamo già in un periodo avanzato. E io ricordo che il professor Roversi Monaco è stato rettore dell'Università di Bologna dal 1985 al 2000. Se qualcuno di voi ricorda l'Università di Bologna, senz'altro ricorda le sue manifestazioni, le sue rivendicazioni, tutto quello che ha ovviamente ideato in quel quindicennio. Dico rivendicazioni perché è riuscito a far accettare, anche se non è una cosa vera, il fatto che l'Università di Bologna sia la più antica d'Europa. La verità è triunfata. Certo, la verità è triunfata, ma è stato necessario il professor Bressimone. Ricordo che attualmente è presidente della Fondazione Carisbo, dal 2001 lo è, e è stato amministratore della Treccani dal 1999 al 2001, e membro dei CDA di Mediobanca
dal 2011 e fondatore, promotore e presentatore della Magna Carta Universitatum, che poi, se volete, lasciamo spazio anche a qualche domanda, sarà possibile chiarire con lui. Ricordo anche che è stato un insigne studioso di storia del diritto, ma di più non mi addentro perché ovviamente in questa materia non sono assolutamente competente. E poi è il motivo anche che ci ha spinto a chiamarlo, è stato il creatore di Genus Bononi, questa iniziativa che è partita dal 2003, che è un unicum al mondo veramente, è la creazione di questo itinerario di cui magari questa sera possiamo parlare. Il professor Robert Simone ha comportato dei 10 anni, quindi si può capire cosa è successo. Bologna non ha bisogno di spiegazioni, è una città storica d'Italia, è una città importante quanto, secondo di più per certi aspetti, di Venezia, di Firenze, di Ferrara, di Siena, eccetera, ha un centro storico meraviglioso, ha opere d'arte veramente per di fianco. Ricordo che Jacob Burckhardt diceva che era la città che nel suo insieme aveva conservato meglio il messaggio del Rinascimento. Bologna, grazie a questa iniziativa del professor Roversi Monaco, ha creato un museo vero, cioè di solito io non dico che sia un vizio, sia una tendenza, ma di solito noi siamo abituati un po' agli eventi culturali, no? C'è l'inaugurazione di una certa mostra, è stato restaurato un certo affresco, viene fatta una certa iniziativa. Genus Bologna invece ha pensato, rimesso di nuovo in funzione e arricchito 8 palazzi chiese della città di Bologna, ovviamente edifici medievali e rinascimentali, e ha creato un percorso museale all'interno della città che è unico, cioè che una chiesa ad esempio è stata creata la biblioteca San Giorgio in Poggiale, lì si fanno le presentazioni, ricordo che lì sono arrivate veramente, stanno arrivando presentazioni di tutto rispetto, l'ultima presentazione che è venuta è stata quella degli Adagi di Erasmo con il professor Sardin da Parigi. Ricordo anche che ad esempio c'è una raccolta di testi in questa biblioteca che è estremamente interessante, ma quel che è più interessante è che in San Giorgio in Poggiale sta funzionando una delle 3 macchine italiane che almeno sono presenti in Italia, la produzione è diciamo di origine americana e giapponese, e sono quelle macchine che sanno mettere online velocemente un libro. Quindi il sito di Genus Bologna sta mettendo online un patrimonio librario sulla città di Bologna che è unico. Tra l'altro stanno mettendo anche online dei testi importantissimi di medicina antica. Ricordo poi che accanto a questo c'è una chiesa dove sono stati raccolti gli strumenti della collezione Tagliavini, e anche qui c'è da stupirsi perché sono degli strumenti antichi lasciati dal maestro Tagliavini, ceduti dal maestro Tagliavini, che è ancora vivente, funzionanti, e ovviamente questi strumenti sono dei più svariati tipi, dei più svariati toni, persino un pianoforte che ha il martelletto che suona sul cristallo, quindi con degli effetti estremamente particolari. Poi ricordo che in tutto questo percorso museale sostanzialmente si è ricreato un ambiente che poi il professore ci descriverà e che è veramente unico, cioè Bologna offre praticamente un museo da godere, da passeggiare, da vedere, da toccare, come non era mai successo in Italia. Chiaramente la motivazione anche di questa sera va un po' più a monte di questa iniziativa. Ci stiamo chiedendo tutti in questo tempo di crisi europea, di domande che rimbalzano da una parte all'altra del globo, che valore abbia la cultura, se conviene ancora investire in cultura, se la cultura abbia ancora quella funzione che diede ad essa il mondo antico, diede ad essa il Rinascimento, diede ad essa il Medioevo, diede ad essa anche tutta una serie di iniziative politiche del mondo moderno. Se noi guardiamo tra le carte, tra le pieghe, nei giorni di Luigi XIV, scopriamo che il Re Sole fa una politica culturale tra le più forti della storia. Se noi guardiamo l'operato di Caterina II, la zarina più celebre della Russia, ma
donna terribile, ma tutta la sua immagine è stata lasciata grazie alla cultura. Poi in realtà se andiamo a vedere i suoi comportamenti, vediamo processi, vediamo arresti arbitrari, vediamo altro, ma l'immagine salva proprio per la cultura. Pietro il Grande non era un gentiluomo, ma ha lasciato San Pietroburgo, che è un incanto architettonico e che lo fa assolvere agli occhi di tutto il mondo appena si tocca quella città. E vede questo passo. Noi perdoniamo a Ivan il Terribile di essere stato il Terribile e lo ricordiamo soltanto come Ivan, soltanto perché si è lasciato il cammino. E così ai papi perdoniamo alcune malefatte della storia, li vediamo solo santi, perché hanno lasciato una serie di opere in Italia che sono degne veramente del paradiso. Non dobbiamo dimenticare che ogni epoca ha affidato alla cultura il suo messaggio, la speranza di diventare eterna, e la nostra sostanzialmente non fa eccezione. Ma la domanda che molti di voi si porranno e che ovviamente ci poniamo tutti continuamente: esistono delle opere contemporanee su cui puntare? E qui la domanda la cominciamo a rivolgere a Robert Simonaco, che ci abituerà poi nel suo percorso a scegliere il buon grano dall'olio, anche perché ricordo che la fondazione della Cassa del Risparmio di Bologna ha sì investito in palazzi medievali, in palazzi rinascimentali, ma anche una formidabile collezione di arte contemporanea. C'è un criterio ovviamente per poter investire in maniera sicura in arte contemporanea. E poi l'arte contemporanea non è soggetta a capricci, come magari qualcuno sta osservando da un po' di tempo a questa parte. Non dimentichiamoci che in questi ultimi momenti chiunque segua le borse, i vantaggi dell'arte, scopre ad esempio che i Fontana e i Burri vanno alle stelle a New York e stanno cadendo magari altri autori che sino a qualche decennio fa pensavamo importanti. Ad esempio un autore come Morlotti, che è valido, che verrà riscoperto, è comunque offerto a prezzi decisamente inferiori alla metà di quanto valeva ad esempio una quindicina di anni fa. E allora cultura ed economia. E poi uno Stato quanto deve dedicare alla cultura? Il PIL dell'Italia dedicato alla cultura è straziante. L'Italia è il più grande patrimonio del mondo. Pensate che la città di Firenze è più opere d'arte dell'intera Spagna. Però l'Italia è anche un paese con tutta una serie di problemi che, se non ci fossero le fondazioni private, le iniziative locali, questo patrimonio sarebbe praticamente allo stato di abbandono. Io ricordo semplicemente un aspetto, una città che ha Ercolano Pompei, io mi immagino se Ercolano Pompei fossero stati qui nel 1918, avremmo avuto già le prime frecce verso Roma, no? Ercolano Pompei è andata nel 1918, le sono conservate perfettamente, le abbiamo noi. Ercolano Pompei non sono frequentabili alla sera perché vengono invasi da cani randagi e non si riesce a togliere ovviamente questa piaga. Ogni tanto crollano i muri, ogni tanto una parte del patrimonio, ci accorgiamo come in questo terremoto dell'Emilia se ne va improvvisamente, scompare una torre medievale, un palazzo, degli affreschi, delle cose. L'Italia è talmente piena di ricchezze che sovente non si rende conto di quello che ha per le mani. Soltanto che l'Italia è anche una delle testimonianze più alte dell'umanità. La cultura italiana ha praticamente affidato tutto il messaggio del migliore del Rinascimento e lo dovrebbe trasmettere come patrimonio dell'umanità alle generazioni che verranno. Purtroppo la situazione economica non consente di fare delle scelte, chiamiamole così, felici in cultura e quindi il lavoro di una persona come Fabio Versimonaco, che ha lottato alla Treccani, ha lottato all'università, ha lottato, ora sta lottando, pensate, anche per dare una situazione stabile proprio a un fatto culturale a Bologna, sono estremamente rare, si possono contare sulle dita di una mano. E allora io gli lascerei la parola dicendo grazie per essere qui questa sera. Oggi un sito italiano, tra l'altro, almeno che è fatto in Italia, ma è visto più all'estero che in Italia, ha ripreso questa conferenza dicendo il patrimonio italiano se ne parla in Svizzera. Cioè, se volete sapere qualcosa, poi mettetevi in contatto con il sito svizzero, perché qui è meglio non parlarne. Ecco, la situazione è un po' questa. Io sono italiano, resto costantemente italiano, però ogni tanto quando vedo le politiche culturali del mio paese sono molto triste. Sono molto triste per il disinteresse, per l'incapacità molte volte di valorizzare quello che è qualcosa di unico al mondo e poi anche sovente, come è capitato nel recente passato, per l'incompetenza dei ministri che sono stati incaricati ad accoglierlo.
Allora, soltanto una serie di iniziative private o di iniziative oculate o di iniziative attente, di iniziative di persone che sono nate nell'ambito culturale come questa di Genus Bologna sta garantendo la prosecuzione di una tradizione che sarebbe veramente un reato contro l'umanità interrompere o offendere. L'Italia è un paese che ha ancora mille cose da scoprire, ai templi greci, alle rovine romane, alle fondamenta etrusche, alle tombe etrusche, a cattedrali medievali, a palazzi rinascimentali, ai quadri di Leonardo, di Raffaello, alla Cappella Sistina di Michelangelo, alle opere di Caravaggio, a un Tiepolo che incanta, a tutto il Settecento veneziano, ai Carracci di Bologna, a tutto quello che volete, a un Ottocento ricchissimo. Basterebbe guardare anche un piccolo pittore dell'Ottocento per renderci conto, scegliete Sigartini, scegliete Ingani, per dire che quella è stata l'Italia, ma lavoratamente l'Italia in questo momento si trova ad avere una congiuntura negativa nel rapporto tra economia e cultura. E allora grazie a Roberto Monaco, che perlomeno è una persona che alla cultura crede, alla cultura ha dato molto, anzi io direi che per molti aspetti ha dato la vita, perché 15 anni di dottorato a Bologna non sono stati tutta la sua vita, ma una parte significativa, e adesso ancora ostinatamente investe, crede nella cultura. E allora grazie per essere stato qui con noi, per essere venuto, e le lascio la parola. Grazie innanzitutto per l'invito rivoltomi all'Associazione Mendrisio, il dottor Paolo Metti, al sindaco, presente, tutti gli intervenuti, grazie moltissimo, l'amico Armando Tormo che ha realizzato questo incontro. Non è che fosse vestito a venire in Svizzera, anzi, certo, baciare le varie date non è stato. Io dovrei parlare di una miriade di cose, ma se facessi questo non riuscirei a servire niente. Quindi bisogna che mi dia una disciplina. Poi se ci sarà, non so come si usa fare, se ci sarà su qualche punto che è stato sollevato da Armando Toro, come la Magna Carta Università, per esempio, o anche la Trecani, bene e male, tutte cose che hanno avuto una loro importanza, ma non sempre positive. Allora io sono a disposizione degli intervenuti se lo vorranno. Partirei però, come mi sembra doveroso, soprattutto dopo le parole estremamente positive che ha avuto Armando Torno, partirei da questo discorso proveniente, da questo percorso Genus Bononi sulla cui natura, sul perché della premiazione, poi mi soffermerò un attimo. Certamente è un'idea che ha preso corpo gradualmente questa. Diciamo nel 2003 io ho avuto la prima idea di realizzare qualche cosa che avesse la possibilità, speriamo che così sia veramente, di incidere sulla cultura e nello stesso tempo di chiamare il ruolo che Bologna ha avuto. Scherzosamente tu dicevi che sono riuscito a convincere che Bologna è l'università più antica del mondo, non è sbagliato dirlo, dico subito, perché se l'esistenza di un'istituzione si misura dalla sua continuità, chi lo sa. Nei deserti, in Nord Africa, come dicono i marocchini, per fortuna lo dicono tutti e tre, i marocchini, i tunisini, egiziani, oppure in Cina, oppure non so, però sa benissimo che istituzioni analoghe all'università siano esistite. Però il problema è quello di stabilire la loro effettiva influenza sulla società, sulla cultura e l'effettiva esistenza di strutture che abbiano quelle caratteristiche. Essere istituzioni dotate di maggiore o minore autonomia, ma comunque di autonomia, e non scuole coraniche, qualcosa di questo genere. E
Allora, soprattutto questo per dire che una delle motivazioni forti che è stata determinante, rilevante, è quella di riportare alla mente di una popolazione, quella bolognese, che attraverso un periodo indiscutibile, riportare alla mente di quello che la città ha saputo essere nel corso di circa 3.000 anni di storia, perché questa è la storia. Nel periodo etrusco, 700-800 anni, forse anche di più, anteriore a Cristo, e il periodo successivo, fino all'anno 2000, che è quello al quale noi ci fermiamo. Senza un richiamo al passato, io non credo si possano costruire un avvenire, avveniri significativi per i giovani. Soprattutto se pensate a una cosa, che il culto del passato è molto meno incisivo oggi di quanto non avvenisse ancora 30-40 anni fa, ancora prima. E poi, se pensate, tutti coloro che arrivano senza avere una memoria precisa, perché vengono delle ex comunità, persone che non piacciono, per intendersi, e che sono numerosi nelle nostre città e che hanno bisogno di un'integrazione che deve significare anche una comprensione del perché la città è nata in un certo modo, di come si è sviluppata, della qualità di quello che esiste, che va preservata, la qualità che va preservata, cosa che non avviene. Voi potete vedere se disgraziatamente incappate in strade, luoghi dove i graffiti o altre cose sono diventati dominanti. E nello stesso tempo quella di preservare un patrimonio di cui ho parlato molto bene, non mi soffermo ulteriormente su questo, fermando troppo. Le fondazioni bancarie, dopo il presupposto che si conosca, ex bancarie, scusate, che si conosca la loro nascita, istituzioni di carattere altruistico che nascono da una legge che separa nelle casse di risparmio, nei conti, l'aspetto gestionale privatistico del tutto, che è quello del far banca, dall'aspetto del sostegno alla comunità, della beneficenza, degli interventi del sociale, che viene messo in campo la fondazione. In questo sistema la fondazione si è trovata proprietaria di partecipazioni bancarie anche molto significative, e il tutto inserito in un periodo in cui le fusioni sono state numerosissime e l'aumento del valore vertiginoso ha creato delle istituzioni dotate di una capacità economico-finanziaria rilevante, quello principalmente a San Paolo di Torino, di San Paolo, alla Carico, ma anche alla nostra fondazione, a quella di Firenze, a quella di Verona. Tenete presente che c'è un tessuto connettivo, soprattutto nello stato, ex stato della Chiesa, nel nord Italia, per cui nella nostra regione le fondazioni ex bancarie, nate da tre banche, sono diciamo alcune piccole, quasi microscopiche, altri di media, medio-alta grandezza, e però nell'insieme è un sistema che ha una grande potenzialità, e possibilità di fare e operare. Nel contesto del sistema, alle fondazioni bancarie sono affidate delle finalità da raggiungere, e quindi l'arte, la cultura, la ricerca, la formazione, i servizi sociali, e nell'ambito dell'autonomia loro lasciata, le singole fondazioni hanno fatto delle scelte. Alcune sono scelte statutarie e sono privilegiate certi settori, considerati quelli in cui necessariamente la fondazione deve investire e deve fare erogazioni, e altri che sono solo possibili. Altri ancora non sono presenti, ma ce n'è abbastanza, vuol dire, per occupare qualsiasi fondazione, anche la più grande, che si possa considerare.
Successivamente, in questo contesto, si sono definite in modo migliore le finalità che effettivamente potevano perseguirsi. Mi spiego meglio. A fronte somme anche molto elevate che erano a disposizione delle fondazioni e a quelle che qui disponiamo adesso, che sono infinitamente inferiori, con la speranza che un cammino a ritroso si possa fare, pur nella certezza che comunque quello che esisteva fino a 4-5 anni fa non è più producibile. In questo contesto una politica può essere quella di far cadere contributi a pioggia e molti, soprattutto i politici, dirigono questa realtà. Un altro modo invece di ragionare, quello vuol dire che è sicuramente meglio l'uno o l'altro, è quello di dire no, avendo la possibilità di farlo, dobbiamo lasciare un segno e non erodere le disponibilità annuali che abbiamo facendo passare qualche cosa su una pluralità rilevante di richiedenti. Noi a un certo punto abbiamo scelto questa strada. Non è stato facile, però tenete presente che le fondazioni bancarie in Italia sono di tipo istituzionale e sono quelle che sono state costituite nel tempo, poi ovviamente trasformate, come vi ho detto, negli anni 90. Sono quelle che sono state fondate da comuni, province, camere di commercio, talvolta la curia e altre istituzioni. E fondazioni a base associativa, che sono quelle che sono nate dalla decisione di cittadini, generalmente un centinaio, che hanno costituito le associazioni e il corpo sociale di quelle che sono poi diventate le casse di risparmio come le altre. Però la loro matrice è associativa. Noi abbiamo un'assemblea e questa assemblea di 100 soci ha il potere di disgare il 50% dei componenti del collegio di indirizzo, quindi ha indiscutibilmente un ruolo di governo nell'ambito della fondazione, perché gli altri che compongono il collegio di indirizzo, per cui il nome del consiglio di amministrazione, sono designati dal comune, provincia, ordini professionali, camere di commercio, università, comuni e così via, quindi una pluralità di soggetti, nei quali sono di fronte invece a un nucleo compatto che è quello, detto, si è designati dall'assemblea. E questa assemblea ha fatto questa scelta, di scegliere programmi pluriennali. Ciò non è da intendersi in modo assoluto, ma come linea di tendenza prevalente, perché comunque la erogazione per finalità benefiche, per finalità minori, non so, l'acquisto di uno strumento, lo restauro di un quadro, questo comunque rientra abbastanza nella voce. Però, in tutte le dimensioni dell'intervento che ha fatto la Fondazione di Bologna, nel corso del periodo fra il 2003-2004 e il 2011-2012, noi fra acquisizione di opere d'arte e realizzazione del percorso abbiamo speso circa 160-170 milioni di euro, che per una fondazione, una città medio grande, è una cifra estremamente rilevante. E comunque, se voi pensate che è stata, è bene o nel male, dire, indirizzata verso una finalità precisa, questa è una modalità che può consentire di modificare determinate situazioni culturali, cittadine e quando diciamo culturale poi intendiamo l'espressione in modo molto ampio, come adesso dirne. E quindi io credo che questo sia il primo punto da sottolineare. Da questa idea è nata una società, la Museo della Città, perché è necessario, come potete immaginare, tra l'altro pensate solo all'Italia e al recupero dell'Ita, che una società non può fare e una fondazione non può fare, cioè abbastanza singolare. Da questa necessità è nata la società Museo della Città e per un poco noi abbiamo operato avendo in mente l'idea di fare
un museo della città di Monza. Io poi ho girato il più possibile e altri comuni con me per verificare i musei della città delle altre nazioni. E non è stata un'esperienza esaltante. Devo dire, soltanto a Londra, a mio parere, esiste un museo della città di Londra che ha quelle caratteristiche di interesse, di dinamicità, che è necessario per portare i ragazzi e i giovani dentro i musei o comunque i percorsi culturali, perché se no non ci si riesce. Altri musei sono molto belli, statici, a Vienna, in Spagna, in Francia, ci sono delle belle cose, però spesso se comparate ai musei su cui sono raccolte le opere d'arte, sono in una posizione assolutamente recessiva, cioè sono musei di diritto secondari e non si riesce a comprendere il percorso che una città, e quindi una comunità cittadina, ha fatto per poter arrivare nei secoli, tanti secoli spesso, a essere quella che essa è. Quindi, dall'idea del museo della città inteso come museo, noi siamo passati gradualmente all'idea di realizzare un percorso culturale e museale, ma che investisse Bologna nelle sue caratteristiche fondamentali. E cioè nel centro storico stretto di Bologna, cosiddetto Quadrilatero, dove noi possiamo affermare, direi in modo convincente, che sì, è un unico sicuramente, ma anche un sistema unico, perché le strade sono effettivamente corridoi museali, anche per quello che si affaccia sulle strade. E poi i luoghi che noi abbiamo acquisito, che sono alcuni dei luoghi principali, tra l'altro più belli, sono quelli che in un museo normale sarebbero le stanze, i luoghi dove poi vengono esposte le cose. E in questo modo abbiamo potuto dar luogo alla definizione di Genus Bononiae per richiamare il farsi della comunità bolognese, della stirpe di vicende belle e brutte che si sono susseguite nel corso dei secoli, ma che hanno portato a un certo risultato, che ha una sua pregnanza, ha una sua particolarità, come si cerca di dimostrare nel corso del museo, in modo, io ritengo, abbastanza convincente, in un modo decisamente convincente. Questo rileva, tenete presente che a Bologna c'è un turismo culturale rilevante, però è fatto dal rapporto universale, congresso del rapporto universale. Laddove Ravenna, che è una città più piccola, bellissima, città più piccola, molto meno cose, ha un turismo che vorrei definire, fra virgolette, di massa. Bologna aveva bisogno di una, da questo punto di vista, di una innovazione, quasi di una sferzata. Perché i musei bolognesi, soprattutto quelli della scienza, che sono stati una creazione di Papa Lambertini, in gran parte del Settecento, rappresentano qualcosa di assolutamente unico. Non c'è nessuna città del mondo che possa gareggiare per il Settecento con quello che esiste in Bologna. Però questa stesa di oggetti, spesso male ordinati, che sono stati ordinati nel curriculum, infatti rettore dell'università, però non è sufficiente, ancorché ordinata, a dare un'idea del farsi della città, dello svilupparsi della città, che invece è invece l'obiettivo che noi consideriamo fondamentale. È così che l'insieme di questi palazzi, di questi luoghi, che sono sinteticamente qui mostrati nel brochure sulla vostra disposizione, viene caratterizzato in modo specifico per delle particolari attività. I
i luoghi sono tutti eccezionalmente belli, scusate la presunzione, però ho fatto tante critiche anche qualcosa di positivo, posso devo dire. Perché San Giorgio in Poggiale, dove c'è la biblioteca d'arte di storia, Palazzo Fava, con un ciclo famoso, quello dei Carracci, c'è la storia di Giason, tenete presente, appena finito quel ciclo, i pittori bolognesi e soprattutto Annibale Carranza furono chiamati a Roma e hanno realizzato poi alla stessa strega, seguendo quella linea, gli affreschi di Palazzo Fattese. Palazzo Pepoli, Palazzo Milano, di cui parlerò un attimo più diffusamente, dove c'è la storia di Bologna, anzi ne parlo subito, dove c'è la storia di Bologna, che è una storia narrata in un modo particolare. Non è una storia, una successione di date o di oggetti, che ripeto, secondo me, non possono attirare l'attenzione dei giovani e soprattutto si prestano a una visita unica nella vita. Io stesso dirò che il Museo Civico Archeologico l'ho visto due volte, in tutta la vita del poco, perché è un bel museo, però non è invitato. Bene, a Palazzo Pepoli noi abbiamo ragionato in termini di eventi, di realizzazioni e di peculiarità dei singoli secoli presi in considerazione. Quindi quello che noi abbiamo curato, per esempio, della parte etrusca è la parte che contiene il messaggio che gli etruschi hanno dato con riferimento ai trapassati, ai cimiteri, a loro, dove sono stati trovate infinità di cose che sapete perfettamente anche nelle zone bolognesi, non soltanto nelle zone della Maremma del Lazio. Non so, per caratterizzare il periodo romano di Bologna, che è stato un periodo importante, non abbiamo raccolto, scusate l'espressione, una serie di pigliattini, una serie di strumenti, ho mostrato come potevano essere o le rovine di ciò che è stato un anfiteatro o un vetrinale, c'è una pianta in Bologna, naturalmente fatta bene, però noi abbiamo preso in considerazione l'evento principale della storia d'Italia, forse anche di una parte d'Europa in quel periodo, e cioè la creazione della Via Emilia. Perché la creazione della Via Emilia ha cambiato completamente le caratteristiche e l'assetto dei luoghi. Perché quando i romani si sono trovati di fronte all'esercito di Annibale senza saperlo, perché praticamente non lo sapevano, hanno acquisito coscienza di quello che significava avere una viabilità che consentisse a uno Stato chiamato l'imperialismo, che poi si è evidenziato nei secoli, a operare con rapidità e con celerità. Quindi è la Via Emilia quello che era caratterizzato. Vi faccio grazie della descrizione di tutte le stanze. Però per esempio una stanza è dedicata al sacro ed era chiusa lì, da un canto la devozione per la Madonna di San Luca, che è nota, e dall'altro la fase centrale del Concilio di Trento, che è uno dei momenti principali attraverso il cardinale Paleotti, che era il cardinale di Bologna, caduta in Bologna, per cui il concilio si spostò per un anno e mezzo da Trento a Bologna. E poi avanti nella Settecento, la musica, l'Accademia Filarmonica di Bologna, considerata allora il centro fondamentale dal quale tutti dovevano passare, la vicenda di Mozart la conoscete. Era noto il fatto che quando il Martini, il direttore dell'Accademia, si fece dare a Mozart il compito con il quale doveva superare l'esame, siccome capiva il genere di Mozart, gli disse: guarda, io assolutamente no, perché quei criteri non abbiamo più rinunciato. E glielo mise al posto e Mozart superò questo che era considerato un punto, un filo fondamentale per diventare quel maestro di cappella. Poi compiti ci sono tutti e due, sono nella nostra disponibilità. E Tagliavini una volta ce li ha suonati, non dicendo qual era l'uno e qual era l'altro,
poi per gente che conosce bene la musica non sarà stato difficile, per me che non conosco bene la musica sarà stato facile, per me è difficile stabilire. Io ho tirato a perderci e il pezzo che usciva dalle mani, dallo strumento di Tagliarini, che sembrava sembra più bello, era quello scritto in modo, non quello corretto da Martino. E così via, fino, lo dico alle signore presenti, che la sala principale, destinata alla cultura in generale, è qualità popolata praticamente solo da donne. Noi siamo riusciti ad acquisire 12 busti fatti alla fine del 600, 12 illustri bolognesi, donne bolognesi, e abbiamo dei bambini messi, miracolosamente sono usciti intatti dalla peregrinazione da Bologna a Firenze, a Firenze, a Londra, da Londra agli Stati Uniti, poi di nuovo a Londra, poi di nuovo a Firenze, poi acquisiti da noi, e rappresentano un punto fondamentale. Voi mi dite, ma quale epoca storica? Non è un'epoca storica, è un momento in cui sarà sarà il caso, saranno meriti della società bolognese di allora, ci sono non 12, ben di più, ma comunque 12 donne che hanno un ruolo fondamentale nell'università, prime cattedre dell'università, nell'arte, come sentire, Sirani, per dire, sulla linea Fontana, nella giurisprudenza, nelle lettere e così via. Io ho cercato di spiegarvi, spero di esserci parte uscito qual è stata la razza, però tutto questo è accompagnato in modo molto forte da una serie di strumenti interattivi, per cui è possibile fare un viaggio lunghissimo e approfondito. Una stanza dedicata ai mutamenti dell'urbanistica a Bologna, è stato recuperato un pezzo della mia Emilia che è stato risistemato. Lei era perduto nelle cantine, è stato risistemato, per fortuna abbiamo numerato le pietre, esattamente come era quando la Vienna fu costruita. Vado rapidamente, in Santa Cristina, che è una chiesa barocca bellissima, il museo di per sé, che noi abbiamo acquisito, questa è un'altra cosa che può essere interessante, non in proprietà, ma in concessione, parte della Puglia, della parrocchia per 25 anni. Noi facciamo la musica e l'acustica è molto buona, devo dire, si ferma al pianoforte, non rende molto bene, però è lì che Abbado, voi vi parlerò rapidamente, incide per la Deutsche Grammophon, quindi è una situazione da questo punto di vista di grande significato. Un'altra ex chiesa, si chiama San Corbano, uno bolognese su 100 sapeva che esisteva questa, che forse è il gioiello maggiore che non abbiamo recuperato, che è sede di questa collezione del maestro Tagliarini, formata da 67-68 pezzi di strumenti antichi, fortepiani, clavicembali, fino alla fine del 700, e che lui ha donato la fondazione Caggio. Mi dispiace di averla sottratta alla città svizzera di Friburgo, sono arrivato all'ultimo momento perché Tagliarini era stato trattato con i guanti, con rispetto a Friburgo, era stato trattato in modo poco commendevole a Bologna, però siamo riusciti a recuperare questa situazione e abbandono l'argomento, se no vado avanti troppo. Casa Saraceni è un edificio medievale, però costruito integralmente all'interno nel 1932-1933 e a sede la fondazione. San Michele in Bosco è un altro luogo qualificante di Bologna e anche lì abbiamo avuto in concessione la parte dell'edificio che risale al periodo più antico. Quando vi dico concessione, penso alla concessione, non so, l'acqua, il gas, le autoline, che rendono. Ovviamente la concessione è fatta in queste condizioni, è una tassa abbastanza terribile, perché noi ci impegniamo a fare la manutenzione ordinaria e straordinaria. Però
Perché è avvenuto questo in nome della cultura? Perché fra l'elargire dei contributi, come abbiamo fatto per 7-8 anni, a singole chiese, a singole parrocchie, perché si potesse por mano al loro restauro, alla loro manutenzione, senza un disegno culturale di nessun tipo, e fare invece un disegno culturale, secondo me, passa una grande distanza. Quindi noi ci siamo assunti degli oneri. Vi parlavo delle disponibilità delle fondazioni oggi, che sono molto minori rispetto al passato. È chiaro che questi impegni poliennali costano, però uno ha potuto vedere uscire tutta una serie di situazioni in modo direi veramente mirabile, e quindi l'intervento si vede, pesa. L'ultimo di questi oggetti, di questi beni, scusate, è la chiesa di Santa Maria della Vita. Noi abbiamo rifatto, restaurato, è stato molto impegnativo, la cupola, che è bellissima. Santa Maria della Vita è una chiesa che non è conosciuta a sufficienza in Italia, in mondo, che la chiude quella che è una delle più grandi opere d'arte della storia italiana, e cioè il compianto di Niccolò Bellarca. Molte persone vengono a Bologna solo per questo, e adesso hanno una possibilità, una disponibilità di poter vedere, di poter contemplare un bene di questo tipo. Io credo che in questo modo noi abbiamo operato per l'economia e per la cultura. A questo deve accompagnarsi una sorta di marketing territoriale, che è la fase esattamente che stiamo coprendo adesso, che è appena iniziata. E io spero di poter mandare sul vostro sito dei prodotti di questo sforzo che stiamo facendo, in modo tale che venga reso evidente al di là delle mie parole. C'è anche una collezione di arte contemporanea, io la penso esattamente, sto pensando a Daniel Hirst, una roba di questo genere, e qui c'è una vicenda di cui dobbiamo parlare, perché investe la cultura, l'arte e l'economia. A partire dagli anni 20, 30, 40 e soprattutto dopo la guerra, il giudizio su ciò che è arte contemporanea è maturato a New York e a Londra, principalmente a New York. E lì si decide se un artista è grande o no, perché lì si decide chi investirà e quanto investirà per farlo diventare grande. Certo che discende da questo, il tempo poi castiga questo mondo, però nel frattempo passano i decenni con autori osannati e praticamente inesistenti. E invece la situazione di autori, per esempio in Italia Arturo Martino o Sironi, semmai perché 80 anni fa erano stati ambito delegati e mandite al fascismo, che sono completamente sottovalutati. Io ho visto che la situazione sta meglio di tutto, invertendoci, perché per esempio Fontana è un autore che ha moltissima crescita, ma così anche a Martini e ad altri. Quindi io credo che questo vada dichiarato anche per recuperare all'Europa continentale un ruolo più significativo, un ruolo che ha avuto precisamente Parigi nel 1900, ma che sicuramente all'Europa in questo momento è perduto. L'ultimo discorso velocissimo che voglio farvi è quello che riguarda la musica. Lei a me ha parlato, viene fatto Benedetto Michelangelo, vissuto, io ho cercato di recuperare un rapporto con lui, ce l'ho quasi riuscito. Adesso un finanziere bolognese che sta lì, poi mi è mancato, e so anche il perché della sua rapitura, e anche la dimostrazione, scusi, la dimostrazione di come bisogna utilizzare un minimo di educazione colta nei confronti di certe persone, cosa che non è avvenuto per Michelangelo.
questo deve essere dal tempo di un caso che è successo in Italia, al famoso Cervinari. Bene, e noi abbiamo acquisito una raccolta di pianoforti dell'Ottocento e del Novecento, creata dal direttore dell'Accademia Pianistica di Roma, che è uno dei centri principali per lo studio del pianoforte. Quindi abbiamo un 120-130 metri. Fra questi vi sono strumenti che sono stati suonati lì da Debussy, e ci sono anche quegli strumenti a scheda che riproducono, che hanno un interesse, non sono l'esecuzione migliore, però hanno un interesse storico rilevantissimo. E abbiamo miracolosamente trovato anche la persona che li sta sistemando uno per uno, perché si può immaginare quando potevano essere. Quindi voglio sottolineare questo sforzo che facciamo per qualificare Bologna, che è stata, assieme a Siviglia, nominata, stata molto UNESCO, che possa riportare alle vecchie donne, quella dell'Accademia Filarmonica, quella della Bologna wagneriana che si azzuffava con Parma cristiana, in un contesto dove queste cose erano vissute a tutti i livelli di popolazione, molto più di quanto non fosse il calcio in questo momento, perché dove sicuramente questo sia più difficile. E infine, una serie di altre cose perché ho parlato troppo, abbiamo costituito un'orchestra chiamato a Bardo di Vigia, è dire che stava da Roma. L'orchestra si chiama, ho dato io l'onore di presiderla, non per i miei meriti della musica, ma perché la fondazione è stata la principale finanziatrice. E anche questo è un progetto poliennale che noi non possiamo certo fare. E Abado è riuscito a creare dal nulla una orchestra che in questo momento, do solo un esempio, è stata chiamata a Francoforte quando ci sta portando della guardia per la DCM. Mozart ha inaugurato la parte culturale e nuovamente diventata quest'anno, così come suona sistematicamente Bach, suonerà a Lucerna, che a Bach l'ha chiamato moltissimi giorni. Ha utilizzato alcuni maestri collaudati di singoli strumenti e insieme ha fatto sì che miracolosamente, cioè in pochi anni, uscisse fuori un'orchestra di grandissima qualità, di grandissima fama. Io spero che lei altri possono venire una volta sentire a Bardo o a Lucerno, lui comunque suona e dirige tutti gli anni. Ecco, io non so se sono stato sufficientemente chiaro, sono naturalmente a vostra disposizione. Quello che mi preme ricordare è che noi non abbiamo tralasciato l'intervento del sociale, perché aver dato l'impressione di una struttura che appartiene alla collettività bolognese che alla fine decide di occuparsi di un solo settore, però certamente il settore di intervento principale, e spero che si riuscita ad esserlo per il tempo che va ben oltre la natura montagna. Grazie. Sindaco, le possiamo chiedere l'intervento o adesso o lasciamo parte alle domande, ci dica lei, visto che colpevole, oppure se ha una domanda da fare lei, ma magari nel salutare il professore con onore siamo contenti di poterla salutare in inglese, quando Armando ci disse arriverà anche il professore Roberto in Monaco, sembrava per certi versi quasi incredibile. Poi Armando Tomo riesce a superare tante difficoltà, quelle della sua agenda e quelle della mia, tanto per mettere due in contrapposizione. Quelle della sua. E quelle della sua. Sì, perché lui doveva essere a Roma quest'oggi. Spero che non
abbiamo guardato, no, non abbiamo guardato. Ecco, ma è interessante sentire nella sua relazione, professore, questo rapporto tra l'economia e la cultura. Poi quando si parla di fondazioni, lei ha parlato di una fondazione che da sola ha erogato, se ho capito bene, 150-160 milioni di euro, immagino. Non direi che dire, no? Quindi sono somme consistenti. A Mendrisio abbiamo una piccola cittadina, nemmeno confrontabile con Bologna. Per dare l'idea di quanto siamo piccoli, abbiamo 12.000 utenti dell'azienda elettrica. Io anni fa incontrai il direttore dell'azienda elettrica di Tokyo, che mi disse: ma voi quanto siete piccoli? Noi gli disse: abbiamo 120.000 utenti. Ho aggiunto uno zero e lui mi rispose: allora siete proprio piccoli. Non siamo nemmeno paragonabili. Ma questo rapporto tra l'economia e la cultura, tra la cultura e l'economia, è un rapporto che credo sia trasversale, che appartenga un po' a tutte le realtà urbane. Non si può fare a meno di questo. E anche nel nostro agglomerato urbano viviamo questa situazione. Per cui la domanda che mi sento di porre è questa, partendo dal fatto che l'economia in un momento di buona congiuntura ha destinato dei fondi attraverso questi strumenti delle fondazioni per l'intervento a sostegno del patrimonio culturale, e da noi è un po' diverso. Da noi, quando ci sono interventi importanti, è piuttosto lo Stato che interviene, l'ente pubblico che interviene, con le fondazioni che intervengono sussidiariamente. Ma l'economia ha fatto questo perché era un'opportunità di legge, perché sentiva di dover ridare qualcosa che aveva ricevuto, l'ha fatto per donare, e donare è già un atto che di per sé è meritevole e non necessita di avere contropartita, l'ha fatto perché sostenere la cultura poi offre anche un ritorno all'economia. Ecco, mi interessava capire qual era cosa stava dietro. Dunque, guardi, io mi sentirei di dire questo perché la vicenda l'ho vissuta tutta, diciamo. Parliamo di banche particolari, erano banche senza proprietari, cioè le casse di risparmio, molti, banche del Monte, erano creazioni di un certo periodo storico, banche nate senza avere un azionista al quale rispondere. Cos'era successo nel tempo? Tanto le casse di risparmio nate come enti privati furono prese enti pubblici già alla fine dell'Ottocento e poi sancite come enti pubblici economici durante il fascismo. Erano un esempio di ente pubblico. In questo ente pubblico, fortemente legato alla società dell'appartenenza, è chiaro che si sviluppò in tempi direi abbastanza rapidi un rapporto politica, gestione della banca, dell'ente pubblico economico, che sicuramente non era virtuoso, non voglio dire di peggio, ma potete capire che virtuoso non poteva essere. Questo è sacrosanto, mi si dovrebbe spiegare perché invece 100 circa casse di risparmio che ne monte in Italia, nessuna fosse presieduta da una persona che non fosse un cristiano. Quando io fui nominato nel 1980 vicepresidente della Cassa di Spagna di Bologna, la cosa è storica, largo struttura. Prima c'era stato un Nelio Nesi nella Cassa di Spagna di Torino, un altro scultore. Questo per dirvi che non è un'illazione il collegamento. Le Casse di Spagna sono diventate luoghi che sono facili.
e Milano. Era normale che determinati personaggi del sindacato o dei partiti, principalmente quello che lo citavano, sarebbe stato così contro Milano, erano dipendenti sui generis, come veniva nelle partecipazioni statali nel nostro paese. Affidamento di incarichi, in realtà svolgimento di carriere politiche. Questo sicuramente non fa bene alle strutture presso le quali viene caricato. Quindi queste banche guadagnavano poco e male e davano un po' anche alla società, alla quale erano obbligati a dare in base ai loro statuti ancora risalenti alla metà dell'Ottocento. Si decide di cambiare, devo dire che la legge va sotto il nome di Amato e di Ciampi, però l'idea originaria è di Andreatta. E si disse bene, devono diventare banche che lavorano bene e migliorare le loro performance. In questo modo danno ad altri soggetti di fondazione, perché ci sono due schema, e le fondazioni eroveranno sul territorio. Guardi, io per verità insegno anche il diritto amministrativo. Nella mia, ma è fattato anche la qualifica di storico del diritto. No, insegno studioso di diritto, ho detto. Io ci tenevo la qualifica di diritto. Insegno studioso di diritto. Ma io tengo la qualifica anche di storico. Allora, non vedo una qualifica, ma sto scherzando. Quindi ho seguito molto la legislazione, molto, nel periodo in cui ero più giovane. Io non ho reso una riforma uscire così bene, così fredda. È stata una riforma azzeccata, perché ha smobilitato dei capitali che erano come un giacimento petrolifero del terreno e ha dato la metà. E quindi ci sono le realtà fondazionali dell'Italia, che non è un paese di grande fondazione dei privati. E dato principalmente alle fondazioni ex piazza, proprio perché non c'è nessuno che potesse dire danaro mio. E quindi un ruolo positivo le fondazioni comunque l'hanno svolto e ovviamente lo possono ancora svolgere. Questa è stata la ragione principale della creazione delle fondazioni e delle influenze che hanno avuto sull'economia. Perché non c'è dubbio che l'insieme delle erogazioni delle fondazioni supera di 2 miliardi di euro, anche direi in questa situazione, come ci arriva, la situazione peggiore che abbiamo attraversato, va a incidere sull'economia, sul territorio, sui mestieri, sulle attività produttive, incide sulle attività produttive e fra l'altro dà lavoro a un sacco di giovani. Consente molto giovani di poter svolgere un ruolo che attualmente sarebbe difficilmente svolgibile da pari soggetti che non sono fatto facoltà come la facoltà o facoltà di tipo umanistico nel senso stretto. Quindi l'influsso sull'economia c'è stato, l'influsso sulla cultura avrebbe potuto essere decisamente più forte. Stiamo andando in questa direzione. Certo, il rischio che si corre è quello di una supplenza, a un certo punto di fare quello che altri enti esistenti dovrebbero fare, veda gli equilibri, che noi abbiamo sovvenzionato fortemente fino a un paio di anni fa, in questo caso il Teatro Comunale di Bologna, ma che le contingenze della politica culturale del governo hanno portato in situazioni quasi disperate. Poi ci sono stati sprechi, ci sono rapporti sindacali caratterizzati da insostenibilità, questo è vero, però è anche vero che lo Stato ha ridotto anziché aumentare. Io credo che sia un buon investimento. Nei momenti di difficili come quello attuale, l'investimento coraggioso in cultura può essere una delle leve attraverso le quali progredire. Io non credo
che sia un evento caratteristico delle situazioni di opulenza della società. Caratteristiche, però non è solo in quelle situazioni che si può procedere. Vi do un esempio velocissimo per tutti. Noi, come dice, nel periodo, alla fine del periodo auto dell'amministrazione bolognese più recente, che secondo me si colloca negli anni fino agli anni 60, inizio appena negli anni 70, a un certo punto abbiamo fatto, il ministro comunale ha fatto un gesto di ha chiamato Kenzo Tanner per realizzare lo sviluppo della città di Bologna, un progetto culturale di grande rilievo, che è stato portato avanti soltanto per la parte edificatoria principale, ma non esclusiva, perché questa muoveva interessi fortissimi delle cooperative e delle altre imprese di costruzione bolognese, poi è stato snaturato completamente. Era uno strumento culturale di fondamentale importanza per lo sviluppo della città. Era qualcosa di innovativo che si sarebbe tradotto in una, per la città di Bologna, in qualcosa di estremamente positivo, ben più di uno scudetto, sì, non è la parte maestra. Le garantisco, è stato un massacro. E dove sono stati fatti degli edifici non previsti, in cui tutto quello che era l'ispirazione nella costruzione, nei materiali, nel ruolo del quartiere, era stato previsto da Pinzimani, approvato dal bolognese. Allora, in questo caso, in un momento di grande opulenza, perché gli anni 70 e 80 sono stati ricchi, il denaro è stato speso in un modo pessimo, mentre poteva essere speso per dare attuazione a un progetto che c'era e che era stato per il 30%, per il 40% già attuato. Quindi, io desumo, mentre negli anni 50 e 60 il denaro non era disponibile. Negli anni 60 Bologna ha fatto la prima tangenziale di grande respiro del nostro paese, ricorrendo risorse molto inferiori alle culture. Adesso non riusciamo neanche a spendere i soldi in modo comunista, riusciamo anche a spendere i soldi in parte abbiamo per realizzare una metropolitana o comunque uno strumento che colleghi l'aeroporto, che è diventato un importante aeroporto, la stazione, la fiera. Quindi incide molto il tema, ma ci fa scelta. Non mi sono dimenticato che il storico del diritto, ma io insegno storico, ma volevo dire, allora aggiungo una cosa che non voleva che dicessi. Il professor Versi Monaco ha 23 lauree honoris causa. Ecco, e volevo dirlo perché insomma. Veramente non doveva. No, dall'Australia, dalla Russia, dalla Cina, dal Giappone, 23. Penso che sia uno dei più laureati. No, c'è Ecco che mi piace. C'è Ecco che mi piace. Ecco ne ha 30. Io quando infatti l'ho incontrato, e poi mi sono laureato al CECU, mi scuso, giusto per dire, ecco così viene registrato, abbiamo la prova. Sì, si sa che tu sei laureato al CECU. Sì, c'è qualche altra domanda al di là di queste battute? Io volevo chiedere al professore due sottolineature. Una che non vogliamo credere, immagino nessuno di noi, che solo il fatto di mezzi abbondanti permette poi di sostenere la cultura. Direi è la cultura che poi sceglie i mezzi per poter andare avanti, quindi credo che tutte le città, compresa la città di Mendrisio, può scrivere una storia culturale prescindendo poi dal dire parto con le spalle sicure perché ho una massa di finanziamenti. Parto forse con le spalle sicure perché c'è qualcuno che sta immaginando, questo vorrei, no? Sì, sono d'accordo. E poi un'altra cosa che, e quindi
tanto per stare nei 12.000 e non nei 120.000 utilizzatori, eccetera, eccetera, Mindrisio parte con una storia semplice, ma comunque molto, molto significativa, perché comunque questi 12.000, eccetera, eccetera, sono all'utilizzo di un'accademia di architettura che nessuno poteva mai immaginare nascere qui a Mindrisio, e quindi un'accademia d'architettura non nasce solo perché i politici dicono di sì o di no, nasce perché c'è un fermento culturale che prescinde poi da dire ce li avremo o non ce li avremo. Intanto vediamo se è vero che si può fare questo, è vero che si può avere un museo anche sovradimensionato alle nostre necessità, o i restauri che riusciamo a fare. Quindi ci tenevo a dire che, siccome non siamo più nei tempi dei Medici, e tutti non hanno poi le fondazioni, quindi se no dopo la cultura diventa piccolina o misera, la cultura non è mai piccola, la cultura è cultura, e quindi l'importante è che ci sia il retroterra, cioè che ci siano le persone, che ci siano i rettori magnifici che hanno e possono esprimere un'idea culturale che deve essere poi sostenuta. La seconda cosa che mi interessava sapere è la reazione della popolazione, della cittadinanza alla vostra scelta, perché comunque poi avrete più o meno fatto in pubblico, sono cose pubbliche queste scelte, dell'evitare soprattutto gli interventi a pioggia cosiddetti, piuttosto dando invece vitalità a un piano poliennale. Ecco, la cittadinanza capisce, la cittadinanza reagisce negativo. Ah, dice, ma io non posso più sulla mia società di bocce, la bocciofila che diceva, no? Vediamo quello che sta succedendo adesso a Siena, perché ci sono un po' di risentimenti su questi interventi a pioggia, che forse saranno di meno pioggia, saranno più aridi. E invece l'intervento poliennale, ecco, come è stato recepito, che cosa vi è tornato indietro come segnale? Grazie. Grazie molto per la domanda, che non senti delle cose ulteriori che continuano. Sulla prima io sono d'accordissimo con lei, cioè ci vuole un humus e ci vogliono delle persone. Ogni tanto, se Dio vuole, più persone, più soggetti, come nel caso vostro, perché Mendrisio è nata, io le dirò una cosa che pochissimi sanno, prima forse l'avevo accennata. Dopo il centenario, dopo l'esercitazione del centenario di Bologna, ci furono delle persone che presero contatto con me, dicendo facciamo qualcosa nel campo di di collegato a voi. La cosa non ebbe seguito non perché non ci fosse la volontà, ma perché a un certo punto chi poteva, perché lì bisognava procedere solo attraverso l'acquisizione minimo di fondi, che non ci fu. E quindi un programma di questo genere, che sarebbe comunque stato difficile perché andava poi approvato dal Ministero, perché non c'era una filiazione, poi non è detto che avrebbe soddisfatto sicuramente. Già c'erano storie che cercavano di dimostrare come tra la Svizzera e la Sicilia un po' non ci fossero legami fortissimi. E quello che abbiamo fatto noi, sostenendo l'anno di Giubileo, che c'era una parte del percorso che portava il cammino per Roma, che portava a passare attraverso la Romagna e necessariamente attraverso Bologna. E lì ci siamo riusciti perché c'erano dei fondi da percepire, diciamo che ha operato con bonus bonus in questo caso, però non c'è dubbio che sia quello che dicevo, e ripeto, alla fine periodicamente, ciclicamente, io spero, questo avviene con maggiore o minore frequenza, e questo è essenziale, senza questo non si può, e io ho operato
portoghese di Turda. Sulla questione invece che lei mi ha posto, che colpisce totalmente, e le dico subito per sono stato una reazione, i curatori dei musei esistenti, quelli del comune, hanno più piacere, assolutamente. E dico, in certi casi era scandalosa la tenuta dei musei, ed era normale, e temo che sia ancora abbastanza frequente, raggiungere un bello zero alla fine al numero dei visitatori, per cui 100 diventa 1000, 1000 diventa 10.000, 10.000 diventa 100.000. Quindi c'è stato da superare e non è stato facile questo tipo di condizione. Superabile attraverso un coinvolgimento delle persone che comporta una notevole fatica. È notevole fatica, che c'è stato. Quindi questo protee, diciamo, è stato superato. Poi c'era, nel nostro caso, non in tutti i casi, nel nostro caso l'ineffabile Italia Nostra. Siccome noi operavamo in Palazzo Peppoli attraverso l'attuazione di un progetto che era il frutto di una gara, alla quale tra l'altro avevo invitato anche il professor Botta, che in quel momento era lì impegnato, aveva finito di Trento e di Rovereto, alla fine la gara l'ha vinta Mario Bellini, che è un che si comitava per questa era. Avevano partecipato 6-7 del progetto italiano. E c'era da costruire una parte, cioè da rendere utilizzabile, fruibile, funzionale un palazzo antico, e questo non lo puoi fare con gli strumenti antichi, tra l'altro la legge attuale non lo consente, di fare con delle strutture nuove. Bellino, spero che lei abbia occasione, che lei si dovrebbe altro intervenire, ha fatto un'operazione, un'opera veramente importante, era solo più o meno testa. Però Italia Nostra si è andato in locale, questo è dovuto arrivare al ministro dei beni culturali per poter avere l'exert da parte del comitato nazionale che ha detto no, questo va fatto. E questo è stato un altro potere. Però la sua domanda era diversi. Gli utenti delle erogazioni a pioggia come hanno reagito? Fino ad ora piuttosto bene, poi spiegherò perché. Piuttosto bene, uno perché noi non l'avevamo mai praticato totalmente. Il caso del Monte dei Paschi di Siena è un caso che è di per sé negativo, perché è un'intera provincia che si sosteneva sulle erogazioni. Quindi io penso che il rischio possono essersi antichi. Però anche noi, i 2000 euro alla docciofila, alla banda, li davamo e per la verità, seppure più selettivamente, li diamo come adesso. Però abbiamo anche utenti, ricercatori universitari, ospedali, Servizio Sanitario Nazionale, municipalità, e chiedevano in continuazione. Allora abbiamo messo in atto nello stesso momento, quindi queste cose sono intrecciate in modo positivo. Abbiamo dato loro delle istruttorie su contributi molto più critiche e abbiamo messo in piedi un sistema di monitoraggio e risposta che ha rivelato che almeno 30% dei contributi che davamo erano utilizzati in modo assolutamente deviato rispetto a loro. Purtroppo. Quindi, diciamo, sotto un certo profilo, questa vicenda ci ha consentito di tagliare in alcune direzioni come era indifendibile di sostenere che dovevano essere finanziati ulteriormente. E poi abbiamo subito delle lamentele. Però è successo questo, che il percorso museale ha, dalla sua apertura, che è stata lì inizio di febbraio, e dovuto anche il Presidente della Repubblica, alla primo giorno di inaugurazione che sono stati, ha portato a circa 90.000 presenze, il solo tra l'aspetto. E cioè c'è stato.
stata la neve, non era la stazione turistica a pieno, e poi un risultato molto superiore a quello che pensavano. E anzi al timore che le strutture non reggessero un assalto che è stato passato. E invece le strutture hanno rette. Io qui, se non dicessi questa cosa che sto per dire, starei poco onesto. La gratuità ha influito molto, però dal primo di giugno il museo sarà veramente il percorso, cioè una somma ridotta, e poi ci saranno dei servizi aggiuntivi che sono quelli delle scuole, e poi comunque le guide, e poi comunque le altre guide e le guide. Quindi alla fine noi da questo dovremmo ricavare il torto, e si vedrà fino a che punto la gratuità ha inciso sull'operazione di questo genere. Allo stato non abbiamo avuto difficoltà in sormontare. Credo che non le avremo, perché il numero dei partigiani, delle persone favorevoli, è cresciuto a dismisura. Anche se abbiamo forche caudine, abbiamo veramente la difficoltà di prevedere cosa succederà una volta che verrà messo un biglietto che è di valore ridottissimo, perché il servizio deve essere pagato bene, quindi se uno vuole la guida deve dare 3 o 4 euro. Però noi abbiamo stabilito un biglietto da 5 euro, è quasi ridicolo in presenza di un percorso che consente di visitare 7 volte. Quindi, non so, staremo a vedere su questo, è un punto delicatissimo. Scusa. C'è qualche altra domanda? Forse possiamo chiudere la Svizzera, una tarda ora questa. Qualcuno che faccio la mente. Ci sono soltanto una comunicazione, oggi è l'ultimo incontro appunto nel formato del Net. Ho avuto in questi giorni uno scambio di mail con Vladimir Ilyich Tolstoj, che ha aperto questi incontri portando il nome di Tolstoj a Andrisio, cioè è stato ospite vostro appunto. E mi pregava Tolstoj di salutarvi tutti, perché è un bellissimo ricordo di quel giorno di Andrisio, quando con sua moglie appunto venne ad aprire questo ciclo. E mi comunicava che è stato nominato, la notizia non è passata sui giornali italiani, ma però su quelli russi ha avuto un ampio spazio, è stato nominato consigliere culturale di Putin, e quindi sarà una persona consultata da tutta la politica culturale della Russia e ovviamente di Mosca e di San Pietroburgo. La cultura di Putin. Io spero che migliorerà. Avete cominciato a parlare di Tolstoj, io penso che non è che questo magari potesse anche coincidere con il cambio di amicizia di Putin, ma di questo non devo parlare, perché non posso dire nulla. È notoriamente diciamo così preso in esame dai giornalisti bene, il ciclo è finito in questa calda giornata di maggio, quasi che il tempo voglia così avvisare a tutti che effettivamente è il momento di riflettere, di riposare, di concedere così alle ore altri intrattenimenti, forse letture, forse passeggiate, forse viaggi, scegliete voi. È stato detto appunto che questi cicli, questi incontri riprenderanno in autunno. Io non so se ovviamente quando e come, però penso che sarete tutti avvisati di questa serie di incontri a cui io, per la partecipazione appunto che ho avuto, sono stato particolarmente, diciamo così, sempre un po' catturato e mi sono affezionato. Ricordo anche che il professor Messi Monaco, oltre ad essere la persona che ho sentito, cioè la persona pendente della cultura, è anche stata una persona che ha lottato su diversi fronti della cultura, le sue lotte per la Treccani, per salvare la Treccani, io non so se siano state varie, ma sono state molto belle.
io ho sognato quando si parlava di lui come presidente della RAI che lo diventasse veramente, così tanto per avere magari un concerto a mezzanotte o alle 2:30, ecco, così. E il mio sogno è molto limitato, magari per avere una notizia in più in un telegiornale, e visto che siamo ripresi da internet, è giusto per non avere questi libri così deprimenti presentati alla fine del telegiornale. Se uno dovesse leggere i libri presentati dai telegiornali italiani, rischia di finire in uno stato di confusione mentale che neanche un manicomio, che qui in Svizzera funziona ancora, potrebbe salvarlo. Detto questo, ringrazio il sindaco per l'ospitalità qui nella casa del comune, della casa del consiglio comunale, ringrazio tutti voi, ringrazio il presidente della fondazione, ovviamente Indrisio Poesia Ruzzi, e poi ringrazio il professor Versimola perché si è fatto un bel viaggio oggi, però è stato così anche contento di venire a portare questa settimana di Bologna. L'invito è molto semplice e lo rivolgo a coloro che magari mi vedranno appunto nelle riprese. Bologna vale un viaggio, vale un viaggio assolutamente. Innanzitutto, a prescindere dai capolavori d'arte che potranno stare il professor Versimola, a prescindere dallo stupore che voi avrete perché entrerete in una dimensione nuova, a Bologna si mangia benissimo. Quindi tenete presente che dovete fissare 2 o 3 appuntamenti culinari e poi avete dei musei meravigliosi, e poi una città gradevole, e poi come si suol dire, anche se piove a Bologna non ci si mangia, perché ha i portici più belli del mondo. Quindi insomma, dovete andare a Bologna, dovete ricambiare la visita del professor Versimola, perché ovviamente l'estate potrà favorire anche questo vostro itinerario. Bologna è tra Firenze e Venezia, è tra Ferrara e, che so io, tanti territori della Toscana, è comoda. Da Milano è 1 ora di treno, non ci si accorge nemmeno, ma molte volte addirittura fa 1 ora. Ecco, tenete presente che molte volte se sale sul treno bisogna stare attenti perché se ci si assopisce ci si trova a Firenze. Ecco, quindi vale veramente la pena, ecco, passare da Bologna a vedere questo lavoro immenso fatto dal professor Versi Monaco, e io direi che questo sarà un po' il ringraziamento che noi faremo nel tempo e che ovviamente lui gradisce maggiormente. Grazie a tutti voi e buona estate.